Ciao ragazzi, bentornati su Pokémon Violetto. Nello scorso episodio abbiamo fatto un bel po' di roba. Ovvero, siamo partiti dalla parte est di Mesapoli Orientale. Di Mesapoli, insomma. Abbiamo raggiunto la zona Area 3 Sud. Abbiamo sconfitto il Pokémon dominante di tipo roccia e... basta! Abbiamo raggiunto l'Ostazones. E niente, in questo episodio affronteremo il capopalestra di tipo erba. Brassius, palestra di l'Ostazones, detto artista di natura. Esperto di Pokémon di tipo erba, è adatto agli allenatori alle prime armi. Ok, quindi questo è un allenatore cioè un capo palestra abbastanza easy? Boh. È un artista specializzato in sculture di Pokémon erba. Il modo in cui compare davanti agli sfidanti della palestra è tra le più note attrazioni di Lostones. No, Lostozones. Ah, mi dispiace, mi sono appena svegliato. Comunque... niente, in questo episodio affronteremo la palestra, quindi vi invito a iscrivervi, a lasciare un mi piace o non mi piace e nello scorso episodio abbiamo ottenuto lo scatto, mamma mia! Oggi si faranno un sacco di cose. E niente, raggiungiamo la palestra che è laggiù. Comunque, sì, alla fine dovrebbe essere la stessa cosa in tutte le città, ovvero che non c'è praticamente niente da esplorare. Cioè, c'è solamente negozi, giusto? Sì, negozi e zone della città inutili, quindi alla fine sì. Qua sopra che c'è? Niente, ok. Possiamo andare. Ok, grazie mille. Comunque io volevo girare nella parte dietro perché non c'è niente. Ok, ricordo che nella scorsa palestra e quella prima ancora c'erano delle MT. E comunque, piccola cosa, io ricordo che sono... a quante medaglie? Allora, ha due medaglie, quindi questa è la terza medaglia. Poi due di sentiero leggendario e una del viale della polvere di stelle. E niente, perché salti Miraidon, cioè vabbè. E andiamo! Pronto, Dreamer? Sono io! Stai ancora facendo il giro delle palestre? Dove sei adesso? Ah, ma sei qui nei paraggi! Allora ti raggiungo, dai! Ah, eccoti qua! Hai già preso per la seconda volta... No. Hai già preso... la tua seconda medaglia. Stai andando forte. E come terza palestra hai scelto questa, eh? Per te sarà un gioco da ragazzi, vedrai. Almeno credo. Che ne dici? Ci facciamo una lotticina di riscaldamento prima? Va bene. Grande, questo sì che ha lo spirito giusto. Va bene, allora è deciso. Dai, andiamo all'arena. Prima di lottare nella palestra sono stata nell'arena della città. È sempre
È sempre meglio verificare la posizione e le condizioni dell'area prima di una lotta. Dell'arena prima di una lotta. Potrebbero essere fattori decisivi. Accidenti, basta guardar... Accidenti, basta guardarti per capire che stai diventando sempre più forte, Dreamer. Forse è meglio se questa volta andiamo in... Mando in campo qualcuno dei miei Pokémon più forti. Va bene, Dreamer, io sono pronta. Che sia una lotta fruttuosa! Ok, parte la sfida di Nemi. Riscaldiamoci un po' in vista della palestra. Forza, mettiamocela tutta! Ok, non mi aspettavo la lotta contro Nemi, quindi devo mandare Mankey. Incrocolpo! E Rockcraft KO. Bravo, ottima scelta di mossa. Stai diventando sempre più forte. Ok. Paumi. Per Paumi... Potrei mandare Felicia. O Kilowattrel. Sharkadet. Visto che deve guadagnare un po' di XP. Allora, Sharkadet, vai con Turbo Fuoco, tanto dovresti... No, sei più lento. Ok, vabbè, difesa speciale boost. Ma io ti intrappolo in Turbo Fuoco e non è un problema. Molto bene. Polifumo. Così le tue stats ritornano normali. Ok. Però Paumi penso mi dia veramente un nulla di XP. Allora, nitro carica. Sotto carica. Cioè, già dovresti fare danni perché ti carichi di elettricità. Vabbè. E abbiamo fatto. Molto bene, bravo Sharkadet. Comunque, vabbè, statico. Una cosa molto particolare. Allora. Ah, per poco. Quaxwell, ok. Felix. È ancora presto per cantare vittoria. Con il mio ultimo Pokémon ribalterò le sorti della lotta. Ok, Quaxwell. Semebomba. Vai. Ora che hai anche tu una terasfera, possiamo teracristallizzare entrambi i nostri Pokémon.
Hai fatto passi da gigante. Hai davvero solo due medaglie delle palestre. Visto che sei qua... Visto quanto sei forte, pensavo ne avessi di più. Però che lotta. È stata molto istruttiva, direi. Tieni, un piccolo regalo per ringraziarti della bella lotta. Non sai quanto vorrei farne subito un'altra, ma sono una campionessa. Devo pensare anche al mio avversario e sapere quando fermarmi. Tu continua a vincere medaglie. Potremo lottare di nuovo la prossima volta che ci batteremo davanti a una palestra. Che ci becchiamo. Dreamer. Diventa sempre più forte, ok? E poi di più ancora. Così potremo lottare a più non posso. Grazie per la lotta e buona fortuna con l'esame della palestra. Grazie mille. Allora, benvenuto nella palestra di Lostones. Lostazones. Lascia che inserisca il tuo nome nel registro degli sfidanti. Ti chiami Dreamer, giusto? Per affrontare la palestra... No. Il capo palestra Brasius, dovrai superare l'esame della palestra. L'esame della palestra di Lostones... Lostosenes, mamma mia. Consiste nella raccolta di Sanflora. Lostazones è la città dell'arte. Le opere che vengono create qui si ispirano a temi come la natura, i fiori e le piante. Per questo siamo profondamente riconoscenti al sole che dà loro nutrimento. I Sanflora incarnano perfettamente questi due elementi. Ed è da ciò che nasce la nostra tradizione di dare il benvenuto ai forestieri facendo loro raccogliere Sanflora. Il tuo obiettivo sarà quindi trovare i Sanflora sparsi per Lostazones. Li hai presenti, vero? Sono dei Pokémon floreali che ricordano il sole. Quando ne avrai raccolti 10, portali in piazza Sanflora e avrai superato l'esame. Ho segnato sulla mappa la posizione della piazza. Quindi, per prima cosa, vai lì e parla con lo staff sul posto. La trovi sulla destra, uscendo dalla palestra. Quando avrai delle sculture che raffigurano Sanflora, saprai di essere nel posto giusto. Buona fortuna, allora! Penso di aver detto avrai quando in realtà era vedrai. Vabbè. Comunque, dicevo, una cosa particolare è che io ho fatto il giro contrario. Cioè, ho fatto palestra di tipo coleottero. Un attimo. Allora, ho fatto palestra... Ce la farò ad arrivarci. Di tipo coleottero. Poi, dominante di tipo volante, la cosa di tipo buio, il Team Star di tipo buio, la palestra di tipo acqua, e qui mi viene detto che è una palestra alle prime armi. Poi vabbè, ho fatto anche quello di tipo roccia. Quindi alla fine c'è un ordine, nonostante non ci sia un ordine. Cioè, mi spiego. Se mi viene detto che non c'è un ordine, io vado come mi pare, e i livelli si alzano in base al livello che c'è. Cioè, tipo, se il livello massimo è il livello 20, poi i Pokémon non mi obbediscono più, io arrivo qua e penso che verso il livello 15-20, dal 15 al 20,
ci siano i Pokémon della capopalestra. Poi vado qua dal dominante, è stato easy. Vado qui dal tipo buio, è stato medio, di difficoltà media. Vado qua, i livelli sono di livello 30, una cosa del genere. Vado qui ed è un capopalestra alle prime armi. Se ha dei Pokémon di livello 20, davvero ci rimango male. Comunque, sarà questa? Ciao, io mi prendo cura dei Sanflora locali. Immagino che tu sia qui per affrontare l'esame della palestra. Chiedo subito ai Sanflora di sparpagliarsi allora. Dicono che sono pronti. Diamo inizio all'esame. Quando avrai raccolto 10 Sanflora, portali in piazza Sanflora, mi raccomando. Vai ora, ti affido i miei piccolini. Ah, non c'è un limite di tempo. Ok, ne ho già due. Comunque credo di utilizzare Sharkadet, perché non solo deve guadagnare XP, ma sì. Perché quello non mi ha seguito? Ah, ok, devo... No! Ah, erano tre davanti. Ok, grazie mille sole per quel problema. Ora, ho visto un'altra cosa. Non dirmi che devo... Si era... Non ci credo. Devo lottare? Ah! E sta andando tipo a 3 frame al secondo. Comunque, Sanflora, l'evoluzione di coso, di Sunkern, uno dei Pokémon più deboli che fosse mai esistito. Turbo fuoco, dovrebbe bastare, no? No, ok. Comunque, dicevo, ho scoperto... Quando dirò questa cosa, di sicuro ci sarà il web pieno di sta roba. Comunque, dicevo, ho scoperto... Te mi piaci, dov'è il tuo abbigliamento? Dicevo... Polifumo e abbiamo vinto. Perfetto. Comunque, dicevo, ho letto un articolo... Si potrebbe dire che praticamente per far andare bene il gioco. Ah, pietra solare. Grazie. Per far andare bene il gioco senza questi problemi di FPS, si dovrebbe giocare all'incirca una mezz'ora, spegnere il gioco, riaccenderlo e niente. Siamo nel 2022. Ho accertato. E Nintendo, te fai Zelda in una maniera spettacolare e una roba del genere, cioè hai fatto Pokémon Leggende Pokémon Arceus con una grafica bellissima ed era un, chiamalo semi open world, era un coso a mappe, cioè, e fai poi questo, mi dispiace ma perdi punti, ma davvero tanti. Allora qua una super guardia. Posso saltare? Oh, si fa molto prima. Ok, lo sapevo che ce n'erano altri. Allora, sono a 7. Qua cosa c'è? Ce n'è un altro. Ok, siamo a 8. Mi seguono comunque, vero? Sì. Qua c'è il 9, levati. Qua c'è una MT che è veleno coda. Bella veleno coda. Oh, 40 anni per trovarti, eh.
Allora, andiamo qua. E abbiamo fatto. Ok. Adesso dobbiamo tornare indietro. Direi che ci vediamo laggiù, non prima di aver preso... Oh, rapid artigli, bello questo. Ed eccoci qua, molto bene. Grazie per aver trovato tutti questi Sanflora. Hai superato l'esame della palestra. Vai pure a comunicare l'esito dell'esame allo staff della palestra di Lostazones. Ok, ma prima direi di fare un piccolo taglio, curare i Pokémon e... niente. Ok, allora... mi hanno riferito che hai sì, grazie. Congratulazioni per aver superato l'esame della palestra. Sei ufficialmente ammesso alla lotta contro il nostro capopalestra. Vuoi sfidare il capopalestra Brasius, l'artista di natura? Sì. Bene, ti accompagno all'arena. Sfidante, ti stavo aspettando. Ben arrivato. Il mio nome è Brasius. Sono un artista specializzato in Pokémon di tipo erba. Fra una pennellata e l'altra, mi occupo anche della palestra di Lostazones. Ho seguito il tuo esame dalla cima del mulino. Devo ammettere che hai un ottimo spirito di osservazione. La forma mentis... Eh? La forma mentis con cui hai inquadrato quei Sanflora è a dir poco... È a dir poco avanguardista. Mi auguro che il tuo senso estetico... in fatto di lotte, sia altrettanto sviluppato. Ma ora basta chiacchierare. Abbiamo una competizione artistica da creare. Composizione. Iniziamo subito. Un vero artista agisce appena l'ispirazione appena l'ispirazione chiama. E inizia la sfida con Brasius. L'arte è creazione al contempo distruzione. Concentrati o farò di te concime per le piante. Ok, livello 16, no. Allora è come pensavo. Non importa come si fa l'ordine delle palestre. Comunque... quelle più facili saranno facili. Ah, vabbè. Allora, Nitro Chagi. Penso che questa li one shotterò tutti. Allora, Smoliv. Nitro Chagi? Cioè, non so che dire. Non so seriamente che dire. Cioè, wow, ci metterò veramente un nulla, penso. Ok, coso al 31. Sudowoodo. Contando che questa è la palestra di tipo erba, potrei lasciare Sharkadet, no? Interessante. Scorgo del talento. Avanti dunque. Completiamo immantinente questo capolavoro. Ok, livello 17, cioè ho già finito, no?
E ora il tocco finale. Chiamerò quest'opera. La verità sta nell'albero! Oh, il primo che resiste, grazie! L'arte è a volte una corsa contro il tempo. Azione, dinamismo, accelerazione. Questo vuole! Allora, Sudowoodo è un Pokémon di tipo roccia. Dovresti avere una mossa di tipo roccia, no? Vai! Rapida artigli che è inutile! Cioè dovresti dare solo 300 di XP! Mamma mia! No, questa palestra è stata davvero brutta! Viva l'avanguardia! Le tue tattiche Le tue tattiche trasudano... Ma parla come mangi! Le tue tattiche trasudano estro creativo. Che fantasia di mosse! Che Pokémon pittorici! Ogni aspetto è studiato nei minimi dettagli. Lottare contro di te è arte allo stato puro. Non si può definire tale. Non si può definire tale. Allora nulla a questo mondo... Se non si può definire tale, allora nulla a questo mondo è degno di essere chiamato così. Ti rivelo subito le mie... Ti rivelo subito le mie conclusioni professionali. Sei promosso, non ho altro da aggiungere. A riprova di ciò ti consegno la medaglia. Naturalmente sono ben disposto anche a posare per te per lo scatto artistico celebrativo. Ora che sei in possesso di 3 medaglie delle palestre, potrai catturare con agio i Pokémon fino al livello 35 e impartire loro ordini. Un allenatore all'avanguardia come te merita persino un pezzo della mia collezione personale. Apri pista, ok. Il Pokémon attacca come se saltasse fuori dall'erba alta, ok, aumentando la propria velocità. Nitro carica di tipo erba. Ah, sono travolto dall'ispirazione. La sento, l'impeccabile voce delle muse. Perdonami, ma ti devo abbandonare. La mia nuova creazione mi reclama. Chiedo scusa. Ho visto che hai appena conquistato una medaglia. Il tuo nome è Dreamer, giusto? Per caso aspiri a diventare campione? Sì. La tua risposta mi rende felice. I giovani di talento come te sono molto rari. Continua a puntare in alto. Farai davvero farai grandi cose. Ti chiedo scusa, non mi sono ancora presentata. Io mi chiamo Alisma, sono la presidentessa della Lega Pokémon, l'organizzazione che gestisce le palestre. Se il tuo obiettivo è ottenere tutte le medaglie, ci incontreremo di certo in futuro. Scusa,
ma ora devo andare. È stato un piacere. Ok, allora, adesso direi che abbiamo finito. Cioè, la palestra è stata una cavolata. Abbiamo battuto prima della palestra Nemi. Ora puoi partecipare. No, ora puoi frequentare il resto delle lezioni. Ok, ci sono altre lezioni che posso fare. Laggiù c'è roba? Dimmi di sì, ti imploro. O non c'è nulla? Nulla di nulla se non una super pozione. È utile, vabbè. Venonat, ti ho mai catturato? No. E Venonat catturato, molto molto bene. Allora, ho visto un Pokémon lì sulla destra. Mi sta facendo venire il panico. Non sto scherzando perché da lontano ha un bruttissimo aspetto, sinceramente. E letteralmente mi sta facendo venire il panico. Allora, Venonat preso e... tu cosa sei? Vabbè, a parte Shuppet. Sei di livello 21. Non l'ho preso alle spalle. Cosa sei? Speedops. Ok, a giudicare che hai la forma di un ragno sarai tipo coleottero. E sei lento. Ok, già che inizia a andare piano, dovrei, come ho detto prima, spegnere la console, cioè spegnere il gioco e riaccenderlo. Quindi, allora, ok. Sei bloccato in turbofuoco. Vai con la Mega Ball. Poi vabbè, con tutte le cose da processare di Pokémon selvatici, penso che sia questo Shuppet che gira intorno. Ok. Cosa sei tu? Però dai abbastanza XP, ho visto. Speedops, Pokémon trappola, protegge il proprio territorio dagli intrusi piazzandovi tele resistenti e appiccicose come... che usa come trappole. Ok, fammi vedere le tue stats. Wow, brutte. Cioè, nel senso, te sei un attaccante fisico a giudicare da questo. No, dovresti ridurre attacco speciale e aumentare attacco fisico. O velocità. Ok. È l'evoluzione di Tarantula? Oh mamma, te non ti ho, vero? Ok, esperienza guadagnata insieme a qualche materiale. Allora, adesso cosa posso fare? Perché sono a 40 minuti. Qua non c'è niente. No, non c'è niente di niente. Potrei andare avanti? Un pochino, me ne mancano solo 4. A parte... tanto per... niente, sto pensando ad alcune cose. Vabbè, no. Allora, vediamo un po'. Potrei... niente, raggiungere quest'area e chiudere l'episodio. Sì. Sì, direi che faccio così. Quindi, niente, abbiamo finito. Alla fine ho sprecato il tempo extra che potevo avere con Nemi, quindi grazie Nemi. E niente, volevo un po' raggiungere... ok. La zona successiva, ovvero... io volevo fare questo di base, per favore. Di base volevo sconfiggere il capo palestra, esplorare quest'area e arrivare fin qua giù. Però visto che ho sprecato il mio tempo facendo la lotta con Nemi, quindi alla fine niente. Allora, nel prossimo episodio andremo verso il viale delle della polvere di stelle e raggiungendo l'area 2 est. E poi penso nel prossimo episodio, visto che siamo a due passi, di fare la palestra di...
Leudapoli. Sì. Quindi nel prossimo episodio andremo da Pruna, capopalestra della divisione fuoco. Ok, quindi abbiamo finito. Vi invito a iscrivervi, a lasciare un mi piace o non mi piace e al prossimo episodio. Ciao, anzi no, devo vedere che strumenti ci sono. Cosa c'è di bello? Niente, altre Pokéball. Sì, altre Pokéball. E nulla. Perfetto, quindi identica cosa. Vi invito a iscrivervi, a lasciare un mi piace o non mi piace e al prossimo episodio. Ciao!